quella di unire il passato al futuro attraverso il fulcro, diciamo così, del cantiere della memoria che fa da cerniera di questa rievocazione di un passaggio importante nella storia della vita delle Grazie. Nell'anno 85 venne istituito il Centro Hobby, che era un luogo dove gli anziani, guidati da Pietro Ricci, si dedicavano a trasmettere le loro conoscenze, la loro storia del paese, ma anche l'abilità manuale ai ragazzi più piccoli. Quindi un momento, diciamo così, di abbraccio generazionale che caratterizzò quel momento. Posto come riferimento questa sera di questo sbocco che in maniera contingente si è proprio realizzato per San Giuseppe. Vieni, Cesare. Ecco, questo è il giovane maestro Dascia che questa sera finalmente avrà tra le mani l'agognato titolo di costruttore di navi in legno. È un ragazzo di Spezia, ha 30 anni, ha faticato molto per arrivare a questo momento, però credo che ha trovato attorno a sé anche tanta diciamo così, incoraggiamento, no? La stessa, diciamo, testimonianza importante che dà questa sera il comandante della Capitaneria è emblematica, no? Di questa consapevolezza di come bisogna sostenere questi ragazzi, questi arditi succursori del legno, diciamo così, là dove attraverso la forza delle mani, il cervello, il cuore riescono a dare forma alle barche. Ecco, Cesare non è un, diciamo così, una derivazione del Centro Hobby, però sicuramente ne ha raccolto lo spirito, perché una parte della sua, diciamo così, del suo percorso è passato dalla cantina museo di Pietro Ricci, che lo vediamo qui a fianco a noi, ha un po' forse anche di difficoltà di udito, però ecco vedete che si sente. Un applauso, si sente. A Pietro Ricci. E quindi ecco questo connubio di persone che sono cementate dall'amore per il legno, per la marineria, è una splendida testimonianza. Il Centro Hobby in questi giorni, da oggi, diciamo, ospita questa mostra nella quale attraverso fotografie e reperti abbiamo messo insieme delle testimonianze legate a questa esperienza del Centro Hobby. Nacque nel 1985, abbiamo recuperato, grazie ad Angela Valdettaro, la delibera istitutiva in comune, era l'8 gennaio del 1985 per la precisione, il giorno in cui si riunì la giunta per dar vita a questo luogo, diciamo, dell'incontro fra generazioni. Probabilmente qui vedo anche degli assenti, c'è qui il sindaco Franco Talevi, che un applauso anche, l'ex sindaco Franco Talevi, un applauso anche per lui, che diede là, diciamo così, a livello istituzionale a questa operazione. C'erano tre assenti quel giorno in giunta, ma secondo me c'è una ragione. Vi ricordate cosa succedeva nel gennaio 85, proprio in quel periodo lì? Ecco, c'era il paese, la Spezia, tutta Italia sommersa dalla neve, quindi è giustificato che per esempio Armando Esperti, Daniela Nardini e Calcagnini Salvatore non fossero presenti alla giunta, però bastavano quattro persone per dare il là ufficiale alla delibera, e venne istituita questa idea, dato corso istituzionale a questa idea che, vista con gli occhi dell'epoca, era a favore degli anziani, perché era, diciamo così, una emanazione dell'attività dei servizi sociali per rendere gli anziani attivi. In effetti i benefici che ha riverberato oltre agli anziani sono sicuramente anche nei giovani, quindi era un'operazione anche quella veramente di valore comunitario, che è perdurata per qualche anno, fino a quando per varie ragioni, diciamo così, è venuta meno questa fruibilità di questo luogo, che era allestito nelle ex scuole elementari. In queste prossime settimane, insomma, l'esposizione, peccato che non,
Nei prossimi weekend sarà possibile, grazie all'apertura garantita dalla Società Servizi Portuali Turistici, che appunto, come sapete, sostiene il cantiere della memoria per renderlo un momento così di aggregazione. Anche questa banchina sta sempre più consolidando la sua vocazione di oasi di socialità. Ecco, sarà aperta nei prossimi weekend e quindi ci sarà modo di ragionare, anche di trarre delle conclusioni sulle ragioni della mancata evoluzione di questo progetto, sulla possibilità magari di ridare corso allo stesso. Non so se c'è qualche amministratore che appunto del comune che può raccogliere magari eventualmente questa sorta di sfida appello. E quindi ecco, diciamo che in progress sicuramente ci si potrà ragionare. Adesso ci sono anche altre autorevoli presenze che si affiancano a quella del comandante istituzionale, del comandante della base di Cadimare dell'aeronautica, Giuseppe Lauriola. Chiedo anche per lui un applauso, che ha una ragione d'essere molto molto profonda, che è quella che anche lui, come tanti ex allievi della base di Cadimare, è cresciuto grazie alle premure di Pietro, perché Pietro, oltre che custode della memoria dei maestri d'ascia, indefesso così, lavoratore del legno, è stato anche militare, ha fatto la carriera nell'aeronautica, là dove dopo la guerra la base di Cadimare era deputata ad ospitare gli orfani dei caduti appunto in guerra, e c'erano tanti ragazzi che la guerra gli aveva privati del padre, e Pietro diventò per essi un riferimento. Non so se vogliamo iniziare anche proprio in maniera molto umana da questa testimonianza, se il comandante ci può rievocare con questo valore fondamentale. Intanto un saluto. Ciao Pietro. Ciao. Ecco, siamo di fronte a un colonnello. Pietro adesso si emoziona perché l'ha tirato su, ed è questo il grande valore anche di ritrovarci insieme qua questa sera, quello di pensare di come tutti possiamo essere di aiuto ai più giovani per aiutarli a crescere. Ecco, un tuo ricordo di quei momenti, comandante. Grazie Corrado. Io sono tornato dopo 35 anni qui a Cadimare nel luglio del 2013. Ad agosto ho fatto visita a Pietro. È stata la mia prima uscita, tra virgolette, come comandante, perché sentivo il desiderio e la necessità di ritrovare un mio istitutore. E come ha detto Corrado, sono un allievo dell'istituto, insieme ai miei quattro fratelli sono venuto qui a Cadimare dopo la scomparsa del mio papà, e quindi siamo venuti a questo istituto, questo meraviglioso istituto di Cadimare, che dà ospitalità agli orfani dei ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica. Io sono uno di loro e quindi sono venuto a trovare qui alle Grazie Pietro. Te lo ricordi Pietro? Sono stato nella sua bottega, ho ancora le foto sul mio telefonino delle sue migliaia di attrezzature che ha, di cui è geloso. E il ricordo di Pietro è un ricordo di un istitutore che ci ha fatto crescere, premuroso, attento, sempre disponibile nei confronti di tutti i ragazzi dell'istituto. E noi ancora oggi abbiamo un sito su Facebook, una pagina, e ancora noi lo ricordiamo. Oggi ho deposto lì nel monumento dedicato ai nostri papà una pianta, un fiore per i nostri papà, e a seguire nel pomeriggio, appena andrò via, posterò anche questa visita che ho fatto al nostro istitutore per eccellenza. Grazie Pietro per quello che ci hai dato all'istituto. Se Pietro vorrà dire qualcosa, aspettiamo ancora un pochettino perché lo vedo molto emozionato. Ecco, dicevamo che anche la giornata non è casuale, perché appunto oggi è San Giuseppe, festa del papà, quindi anche questo abbraccio in questo momento assume ulteriore valore. E San Giuseppe è anche il patrono dei lavoratori, soprattutto di quelli del legno, quindi diciamo giochiamo
con un bel angelo custode in cielo. L'esperienza di istitutore, bella questa parola, non è istruttore, è l'istituzione che si fa carico, non so se chi l'ha studiata sta parola l'ha pensata così, però l'istitutore è là dove l'istituzione in qualche misura si prende sulle spalle un onere e cerca di portarlo a compimento. E l'esperienza del contatto di Pietro con i ragazzi orfani è stata anche quella il seme del Centro Hobby, perché probabilmente nelle officine di Cadimare, nei vari reparti in cui lui vi guidava verso nella scuola e quant'altro. Oltre a tutte le attività che c'erano fuori l'orario di scuola, i ragazzi di Cadimare avevano tanta possibilità di fare ginnastica, di andare a ittica, facevano nuoto, facevano tennis, fuori degli istituti, proprio fuori dell'apparatamente. Però avevano trovato sempre il tempo di venire in sala hobby, sforcando nelle altre attività. Quindi mi aspettavano al cancello tutti quando c'era mia moglie che mi accompagnava qualche volta, diceva, tutti questi ragazzi mi venivano a aspettare, mi abbracciavano, mi guardavano, mi tiravano da una parte all'altra. Quindi poi il Centro Hobby, che è nato alle Grazie nell'85, era anche figlio di questa sua ansia, diciamo, di trasmettere. Difatti coincide con la sua venuta in pensione. Viene in pensione, non può stare con le mani in mano, trova sulla sua rotta il sindaco Franco Taleri, probabilmente ne parlano. Vuoi venire qua a raccontarci un aneddoto della genesi del Centro Hobby dopo la pensione di Pietro dall'Aeronautica? Che questa è una testimonianza. Sì, il Centro Hobby era allora, faceva parte importante di un'aspirazione che avevamo alle Grazie, visto che, cosa abbastanza rara, i cantieri alle Grazie erano al centro del paese e la gente sopportava questa cosa perché aveva all'interno questa idea che i cantieri delle Grazie del Valdettaro erano qualcosa di eccezionale a livello europeo, se non mondiale. E la scommessa era anche quella di tramandare attraverso queste esperienze, Pietro è sempre stato tra i primi per queste cose, questa eccellenza. Non ci siamo riusciti un granché, perché ormai i cantieri sono diventati parcheggi a mare o... E come la Baia delle Grazie è diventato un po' un parcheggio a mare. Meno male che c'è gente come Corrado e come altri che con questa, semplicemente con la presenza di queste barche qui, danno un valore aggiunto enorme alle Grazie. Solo che il fatto che ci siano ancora queste barche. Non c'è più una grande scuola di maestri d'ascia, non si usa più tanto il legno, questa è un po' una partita persa, però la speranza è l'ultima a morire. Noi pensiamo che con queste esperienze anche attività come quelle rivolte al legno, alla barca, a queste eccellenze qui possano riprendere. Un aneddoto che volevo, ve ne racconto uno solo. Voi sapete, perché siete quasi tutti del mestiere, che il maestro d'ascia era un po' il principe. Quando il maestro d'ascia, insomma, era qualcosa di grande, il calafatto, invece, lo dice il nome stesso, maestro d'ascia, calafatto, era allora, forse se i calafatti qui mi vorranno male, allora era così, insomma, il calafatto era quello che si sporcava di pece, cioè. Quando abbiamo costruito quella viottolo a mare pedonale che c'è, c'era in consiglio comunale una diatriba, come lo chiamiamo? Ricordatevi che diciamo nell'80, le ideologie c'erano la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, i socialisti, insomma ognuno voleva dare a questo nome, a questa via nuova, un nome. Papa Giovanni, la DC, Pertini, i socialisti. E quindi c'era
questa discussione in Consiglio. Qualcuno ha tirato fuori il nome, chiamiamolo Via dei Calafatti. Con Via dei Calafatti tutti d'accordo, almeno delle grazie, e Via dei Calafatti è nata proprio perché ha rimesso assieme l'intero Consiglio Comunale che all'unanimità ha votato la via. Questo per un piccolo ricordo, per dire come alle grazie è ancora sentita, era sentito allora, è ancora sentita questa eccellenza che abbiamo e che speriamo cresca ancora. Grazie.